Carrera fa tutto da sé, va a fare il suo 3 su 3 al tiro. Ottimo inizio di Carrera, 3 su 3 al tiro. Montecchi penetra molto bene, scarica per Buie che costringe al primo fallo Fantozzi. Saranno due tiri per Roswell Buie. Oggi ci sono molti incontri di cartello, tra i quali i più importanti sono Jolly Granarolo, Scavolini Simac, Berloni, Ciao Crem. Poi c'è stata appunto la partita di ieri della Yoga Bologna che ha battuto l'Indesit Caserta. Stefaner Trieste, Marrimini e Mulat Napoli, Banco Roma. Intanto va a segno uno dei due tiri liberi di Buie. E ora vediamo cosa è successo nella difesa delle cantine, che è passata la difesa 2-1-2 e subito Forti da tre punti punisce questo cambiamento difensivo adottato dalle cantine. 9-5 dopo 2 minuti e mezzo di gioco, intercetta un'ottima palla Gelani che porta ancora palla, scarica per Restani che dalla lunga sbaglia e fallo di Gelani in fase offensiva per aver spinto appunto il suo diretto avversario in fase offensiva. Primo time out chiesto da Dado Lombardi. Le cantine riunite sono la squadra rivelazione del campionato. È una squadra composta da un ottimo organico coadiuvato da esperti giocatori quali Morse e Brumatti, giocatori che non hanno bisogno di presentazione, e il collettivo è la sua forza principale. Oltre ad adottare un'ottima difesa individuale, le cantine adottano un'ottima difesa a zona 2-1-2 che ha messo in difficoltà squadre molto più blasonate. Si riprende con Montecchi in palleggio, è entrato intanto Ghiacci al posto di Buie, mentre Brumatti va a sbagliare il tiro, subisce fallo Gelani da Ghiacci e ora Gelani tenta di stoppare Ghiacci che va a segno. C'era un fallo abbastanza clamoroso su Gelani che aveva recuperato un ottimo rimbalzo difensivo. Ottima palla di Gelani per Carrera che continua a siglare da sotto 8 punti al suo attivo. Come potete vedere in questo momento si sta giocando abbastanza veloci da ambedue le parti. Penetra Montecchi, Morse recupera questa palla e tira da 3 punti e va a segno. Quando mancano 16 minuti al termine della prima frazione di gioco, la Peroni è sempre in vantaggio di una lunghezza. Fallo di Ghiacci su Gelani e ancora un cambio nelle file delle cantine riunite. Dobbiamo abituarsi a questi tourbillon di cambi che adotterà Lombardi, che è una sua caratteristica di cambiare continuamente i giocatori in campo. Intanto c'è una palla persa dalla Peroni da parte di Gelani. Montecchi, ancora Pino Brumatti, uno contro uno, fa saltare Forti, sbaglia Roswell Buie, prende rimbalzo, sbaglia e Gelani alla meglio su tutti e Forti scarica la palla, ottimo assist su Restani che va a segno portando la propria formazione a quota 13 punti contro i 10 delle cantine.
Montecchi scarica per Bouye, che da sotto subisce il fallo ad opera di Restani, scusate, di Carrera. Primo fallo il Lunetta, Roswell Bouye, pivot 2,11 m, 27 anni, il quale è tutt'oggi rimpianto da Pesaro per l'ottima prestazione che fece. Poi dalla Syracuse University, ha giocato nei Dallas dove è stata una prima scelta, è da 2 anni a Reggio Emilia, è un grande rimbalzista, saltatore, tempista e anche un ottimo intimidatore. Ha pochi movimenti offensivi ma abbastanza buoni. Ha il 62% al tiro, è secondo nelle stoppate e viaggia una media di 18,7 punti media a partita. È un giocatore abbastanza discontinuo, che le ottime prestazioni che ha fatto le cantine sono riprese molto dalla sua prestazione. Intanto è entrato anche Giumbini al posto di Montecchi, mentre Gelani da sotto costringe al fallo Bob Morse, primo fallo. Il Lunetta, Gelani per 2 tiri liberi. Assegno i 2 tiri liberi per Gelani, 15-12, quando sono stati giocati 4 minuti e mezzo del primo tempo. Sempre difesa individuale adottata dalla Peroni, che fino a questo momento sta dando buoni risultati. 3 secondi di, anzi fallo di Giumbini. Primo fallo, ancora un cambio da parte delle cantine, torna sul parquet Montecchi per Giumbini. Intanto ora le cantine stanno difendendo a zona, sempre nella zona 2-1-2, rimbalzo di Bouye. Montecchi costringe al fallo Fantozzi, suo secondo fallo. Canestro annullato di Morse per fallo di Restani su Morse prima del tiro. Ottima stoppata di Restani su Morz, contropiede Peroni con Carrera che va a fare un bellissimo canestro in contropiede. Subito la palla è tornata alle cantine con Brumatti che sbaglia, rimbalzo di Restani, ancora un contropiede a parte la Peroni con Forti e scarica per Gelani. Ora è bene rigiocare la palla e riniziare il nuovo modulo offensivo per attaccare questa difesa 2-1-2. Ancora Carrera, forza il tiro, sbaglia questa volta. Montecchi spinge molto bene la palla e dà un ottimo assist a Brumatti, che da sotto va a realizzare il suo 4° punto con una percentuale di 2/5 al tiro. Sempre 3 punti di vantaggio della Peroni, 17-14. Restani scarica per Gelani, Fantozzi, Forti da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Bouye. Montecchi ancora, penetra molto bene, poi scarica per Ponzoni che sbaglia, anzi ha fortuna e la palla grazie ai canestri italiani,
va dentro. Ho detto canestri italiani perché sono abbastanza morbidi e come la palla è nei pressi del canestro, l'80 probabilità su 100 va dentro, che sono molto morbidi appunto i ferri. Si è riavvicinata a un punto la squadra di Reggio Emilia. Fantozzi scarica per Restani e infrazione di 3 secondi di Gelani. Oggi nelle file della Peroni è ritornato finalmente per la prima partita di campionato Tonutte dopo una lunga assenza a causa del menisco e ha già debuttato in Coppa Corec mercoledì scorso, dove la Peroni ha vinto molto bene contro il CAIA Madrid, e appunto Tonutte si è comportato abbastanza bene nonostante l'inizio della preparazione e il ritorno sul parquet. Quindi oggi lo vedremo senz'altro all'appuntamento qui contro le Cantine in una partita determinante e importantissima ai fini del campionato, visto la brutta posizione in classifica della nostra formazione. ...19-16... dopo 8 minuti e mezzo di gioco del primo tempo a favore della Peroni, che ora è in difesa individuale. Perde palla Buie, Restani, penetra Restani e da sotto va a sbagliare, ma ci pensa Abdul a rimediare sull'errore di Restani. 4 punti di Gelani. Montecchi viene stoppato molto bene da Carrera, seconda stoppata dell'ottimo Flavio, che ha disputato una grande partita. Contro il CAIA Madrid. E ora c'è un nuovo cambio nelle fila della Cantine. Entra Rustichelli, ala di 2 metri, 28 anni, del vivaio delle Cantine. È un giocatore abbastanza estroso, direi piuttosto sul pazzo, perché se è in giornata è un giocatore quasi immarcabile. È dotato di grande forza fisica, però è un giocatore discontinuo. Morse dalla lunga, va a segno. È entrato appunto Rustichelli al posto di Ponzoni. Ottima palla di Gelani per Carrera, che viene stoppato molto bene da Buie. C'era stato ancora un buon passaggio di Gelani per Carrera, comunque la palla viene sporcata da Buie stesso, quindi palla al Cantine, che deve recuperare 3 punti di svantaggio nei confronti della Peroni. La Peroni è reduce da 3 sconfitte consecutive. Dopo la sconfitta a Bologna Cagnarolo, ha perso domenica scorsa in casa contro il Napoli, e domenica scorsa appunto ha perso a Rimini contro la Mar, e oggi deve in tutte le maniere riscattarsi da queste 3 sconfitte consecutive in campionato. Va al tiro Montecchi e realizza il suo primo canestro.
sempre difesa 1-2-2 molto adeguata. Gelani da fuori, sbaglia, fallo di Carrera su Rustichelli. Secondo fallo e time out chiesto da Giancarlo Primo quando mancano 9 minuti e 42 al termine del primo tempo, con la Peroni in vantaggio di un punto sul punteggio di 21-20. In questi 11 minuti di gioco abbiamo visto una Peroni abbastanza buona in difesa, e se purtroppo c'è stata questa leggera rimonta dopo i 3 punti che aveva anche di vantaggio, è stata a causa delle 2 palle perse consecutivamente da Carrera su passaggi di Gelani. Poteva essere sempre in vantaggio di 3 o 5 lunghezze. Brumati da 3 punti sbaglia, ottimo palla data da Restani a Forti che da sotto va a segno. Avete visto che finezza di passaggio ha dato al volo Restani. Giumbini da 3 punti, scusate, Montecchi va a segno. 5 punti per Montecchi, 23 pari, 8 minuti e mezzo alla fine della prima frazione di gioco. Sempre difesa 2-3 e 2-1-2 adeguata appunto delle cantine, e Gelani da sotto sfrutta lo spazio sotto di questa difesa, al momento era 2-3, cioè 3-2, e va a segno. Doppio cambio nelle fila della Peroni, escono Fantozzi e Forti e entrano Giusti e Rossi. Fantozzi lascia il campo con 0 punti con un solo tentativo, mentre Forti 7 punti, 3 su 4 al tiro. Ottima stoppata di Carrera su Montecchi e fallo di Gelani su Buie, secondo fallo. È abbastanza scivoloso oggi il parquet livornese a causa dello scirocco. Quindi sarà molto lavoro per gli inservienti. Ora c'è Giusti che sta marcando Montecchi. Bob Morse da 3 punti, va ancora a segno. 8 punti per Bob Morse e le cantine a 8 minuti dal termine del primo tempo passa in vantaggio di un punto, 26-25. Sempre zona 1-2-2 delle cantine. Gelani con spalle a canestro, subisce fallo ad opera di Montecchi. Primo fallo. Ancora le due formazioni in campo non hanno raggiunto il bonus dei 7 falli. A questo momento la Peroni ha raggiunto il 7° fallo. Restani dà un'ottima palla a Gelani che da sotto va a segno. 8° punto per Abdul. 27-26, scivola Montecchi, ruba un'ottima palla, Restani,
che lancia in contropiede Giusti, che poi sbaglia e rimedia subito Restani, veramente grande per la grinta e la combattività che ha. E come ho detto anche in un'altra telecronaca, bisognerebbe che tutti i giocatori imparassero da Restani come si lotta in campo. Recupera una buona palla Carrera, sta lottando abbastanza bene la formazione livornese su tutte le palle e questo è un buon segno. Quando sul tiro di Restani c'è un fallo di Rustichelli su Gelani, primo fallo e cambio nelle fila della Peroni, ritorna in campionato Alberto Tonut, applauditissimo dal suo pubblico che fino a questo momento ha sentito molto la sua mancanza. Speriamo oggi che con il suo ritorno possano cambiare le cose nella squadra labronica. Vediamo se è cambiato il modulo difensivo delle cantine. Intanto Tonutte è entrato al posto di Carrera, che lascia il campo con al suo attivo 10 punti, 5 su 7 al tiro e 3 stoppate. Veramente un'ottima prestazione di Flavio. Zona 2-3 ora delle cantine. Giusti scarica per Rossi, che da fuori al suo primo tiro va a segno. 31-26, 6 minuti e mezzo al termine del primo tempo e 5 punti di vantaggio della Peroni, massimo vantaggio acquisito fino a questo momento. Ancora un cambio nelle file della Peroni, scusate, delle cantine. Torna sul parquet Brumatti per Montecchi. Ora c'è stato un cambio difensivo nelle file della Peroni, c'è Tonutte che sta marcando Bob Morse, mentre Restani è passato su Buie. Va al tiro Rossi e va a segno, 4 punti per Rossi, 2 su 2 al tiro. Ruba un'ottima palla Giusti e da sotto va a segno. Ora sono 7 punti di vantaggio della Peroni, 5-19 al termine. Sta lottando molto bene la Peroni fino a questo momento e si vede appunto il risultato. Ancora Buie, sbaglia, rimbalzo di Gelani, Giusti spinge la palla oltre la sua metà campo, marcato da Giumbini che lo si porta a zona. Tonut, infrazione di campo sul passaggio sbagliato di Tonut e time out chiesto da Gianfranco Lombardi, ottimo allenatore delle cantine riunite, uno tra i migliori e preparati coach del campionato italiano. Ha militato a Rieti, Treviso e Trieste, dove come con le cantine in 2 anni con una squadra abbastanza giovane è riuscito a portare la propria formazione dalla A2 alla A1 e addirittura quest'anno con le cantine rischia di arrivare addirittura ai playoff grazie al suo ottimo lavoro, nonostante abbia un carattere abbastanza difficile che però, se viene compreso dai propri giocatori, riuscirà a ottenere degli ottimi risultati.
è entrato Ponzoni al posto di Giumbini. Fallo fischiato a Giusti, primo fallo, dovrebbero essere due tiri visto che Laperoni ha il bonus, essendo appunto l'ottavo fallo di squadra. Andrà in lunetta Buie per 1-1. Assegno il primo tiro libero, ha diritto anche al secondo tiro. ...35 Peroni, 30 Cantine Riunite, 4-17 al termine del primo tempo, con la Peroni ora in attacco con Gelani. Intanto c'è un cambio difensivo da parte delle Cantine, sbaglia Gelani, recupera un'ottima palla Tonut, Restani penetra molto bene, costringe al fallo Bob Morz. Secondo fallo. Torna sul parquet Fantozzi per Giusti, mentre Lombardi rimanda sul parquet Rustichelli per Bob Morz. È il sesto fallo di squadra delle Cantine. Si riprende il gioco, non è buono questo canestro di Tonut. Vediamo se ora è cambiato di nuovo il modulo difensivo del Cantine. Ora, dopo un accenno alla difesa individuale, è ritornata la difesa a zona con Montecchi e Brumatti in punta, e intanto continua a siglare dalla lunga Rossi, autore di 6 punti, 3 su 3 al tiro, 3-32 al termine, ancora 7 punti di vantaggio della Peroni. Sbaglia Montecchi, rimbalzo di Ponzoni che non viene tagliato fuori. Cinque secondi, quindi palla alle Cantine, perché col nuovo regolamento che viene premiata la difesa, un tempo era palla a due, ora invece premiando la difesa passa completamente la palla alla squadra avversaria. Montecchi in palleggio. Per poco tiene la palla in campo Restani, comunque la palla è uscita e si appresta a rimetterla Ponzoni. Sempre 5 punti da difendere da parte della squadra labronica, quando Morse scivola mantenendo sempre però la palla. Ponzoni sbaglia il tiro, ma sul tiro di Ponzoni c'è un fallo in fase difensiva di Tonut su Bob Morz. Bob Morz. Anzi, il fallo è stato fatto su Ponzoni.
quale andrà in lunetta per 1 più 1. Ponzoni è un ala pivot di 1,98 m, 29 anni, ha militato per tanti anni nella Scavolini. E Lombardi lo sta utilizzando in tre ruoli diversi, guardia, ala e centro, e finora ha ottenuto con lui degli ottimi risultati. Un giocatore dotato di temperamento, volontà, è mancino, con buon tiro dal poste e anche un buon difensore, comunque povero nei fondamentali individuali. Si è riavvicinata la squadra emiliana a soli 3 punti dei 7 che aveva di svantaggio quando Rossi continua a siglare dalla lunga il suo 4 su 4, veramente micidiale Rossi fino a questo momento. Brumatti sbaglia, rimbalzo di Gelani per Fantozzi che spinge molto bene il contropiede, dà la buona palla a Restani che da sotto va a fare un ottimo canestro in rigirata, questo dovuto ai suoi buoni fondamentali offensivi. Ritornano 7 punti di vantaggio la Peroni a 1,48 dal termine della prima frazione di gioco, quando ancora un cambio nelle fila della Cantine, ritorna sul parquet Rustichelli per dare il cambio a Bob Morse che probabilmente si è infortunato nello scivolare prima. Ponzoni va al tiro forzato, sbaglia, ancora un rimbalzo di Gelani per Fantozzi, Restani scarica per Fantozzi, si rialza Abdul, zona 1-2-2 molto avanzata, lunga diciamo delle Cantine, e Gelani penetra molto bene, poi va a sbagliare da sotto quando è arrivato nel punto abbastanza facile per segnare, e ci pensa Ponzoni che costringe al primo fallo Rossi. E a 1:07 dal termine del primo tempo Giancarlo Primo chiede il suo secondo time out, concludendo i due time out di ogni tempo sul punteggio di 41-34. E in questo finale partita abbiamo visto un'ottima reazione da parte della Peroni quando era stata raggiunta da parte delle Cantine, e questo dovuto appunto alla volontà e alla grinta e alla determinazione che sta giocando oggi, cosa che non si è vista fino a questo momento. Comunque questo è un mio parere personale, se la Peroni continuerà anche nella seconda frazione di gioco a lottare con la voglia, con la grinta, la volontà che sta lottando ora, non potrà mancare a questo importantissimo appuntamento. In lunetta Ponzoni per 2 tiri liberi, sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo tiro libero, recupera la palla Rossi, la porta oltre la sua metà campo e ora inizia l'azione con Fantozzi che giustamente ferma il gioco e chiama il nuovo schema offensivo. Tonut Restani va a segno, il grande Kevin che secondo il mio punto di vista è attualmente il miglior giocatore in campo, non tanto per i punti e i rimbalzi che ha preso ma per la grinta e la determinazione con cui sta giocando. Montecchi, erano probabilmente 5 secondi, tira Rustichelli, sbaglia, recupera il rimbalzo Rossi e Rustichelli nell'andare al rimbalzo commette fallo su Rossi. Comunque non ha ancora raggiunto il bonus dei 7 falli le Cantine, e mancano ora 17 secondi al termine con la Peroni in vantaggio di 7 punti.
e dovrà essere senz'altro questo l'ultimo tiro del primo tempo, che verrà scoccato allo scadere dei 17 secondi. Fantozzi, Tonut, due secondi, bisogna tirare, ci pensa Fantozzi da tre punti e sul filo della sirena Fantozzi realizza il suo primo canestro del primo tempo e il primo tempo termina con la Peroni in vantaggio di 12 lunghezze sul punteggio di 46 a 34. Come ho detto due minuti prima, la Peroni ha raggiunto questo vantaggio grazie alla determinazione e alla grinta con cui sta giocando, anche se in questo momento si è visto abbastanza in difficoltà Tonutte, che va scusato per il suo rientro, e di Fantozzi, che ancora probabilmente non ha recuperato molto bene dell'incidente al ginocchio. Comunque c'è stata, oltre a questo, un'ottima difesa della Peroni, mentre da parte delle cantine c'è stato solo un buon Morse, che ha totalizzato 8 punti, mentre gli altri non hanno giocato al meglio delle proprie possibilità. Termino questo primo commento del primo tempo, a risentirci per il secondo tempo. Riprendiamo il commento del secondo tempo e Massimo Morelli vi legge lo score del primo tempo. Per la Peroni, Gelani 8 punti, 3 su 6 in azione, 8 rimbalzi. Fantozzi 3 punti, 1 su 1 da 3, 0 su 1 da 2, 4 su 7 per Restani con 8 punti e 4 rimbalzi. Forti 7 punti, 1 su 2 da 3, 2 su 2 invece nel tiro da 2. 10 punti per Carrera, 5 su 7 in azione, 2 rimbalzi, 4 su 4 per Rossi, 8 punti, giusti 1 su 2, 2 punti. La Cantine Riunite ha avuto una percentuale molto bassa nel tiro, e riassunta in cifre 12 su 26, che corrisponde a un 46%, cui fa raffronto un 21 su 31 della Peroni, in totale 67. In questo credo sia la chiave della partita. Vediamo i quintetti in campo delle due formazioni: per la Peroni Gelani, Restani, Rossi, Fantozzi e Carrera; per le cantine Buie, Fonzoni, Montecchi, Brumatti e Ghiacci. Ancora prima palla per le cantine, Buie viene stoppata da Carrera, contropiede Peroni con Gelani che da sotto va a segno. Decimo punto di Gelani. Ancora difesa individuale da parte della Peroni. Secondo fallo di Rossi. Vediamo gli accoppiamenti: Rossi, Brumatti, Fantozzi, Montecchi, Carrera, Buie, Ghiacci, Gelani e Restani su, cioè Restani su Ghiacci e Gelani su Ponzoni. Rimbalzo di Gelani e fallo di Brumatti su Rossi. Fallo prettamente fortuito, perché appunto, conoscendo il bravo Pino Brumatti, è impossibile pensare che abbia fatto fallo apposta, perché Pino Brumatti è un grande giocatore, giocatore che non ha bisogno, come Bob Morse, di presentazioni. Dunque è stato dato fallo intenzionale a Brumatti, 37 anni, che quest'anno sta vivendo la sua seconda giovinezza, perché sta facendo un ottimo campionato da due anni a Reggio, dove ha giocato nella Simac e nella Berloni. È un grande tiratore, freddo e determinato, che viaggia alla media di 13 punti a partita e all'86% nei tiri liberi. In lunetta Rossi per il fallo intenzionale decretato su Pino Brumatti. A segno il primo tiro libero di Rossi. Sbaglia il secondo tiro libero, recupera un ottimo rimbalzo offensivo Carrera.
sempre difesa a zona delle cantine. Fantozzi fa saltare molto bene Montecchi, costringendolo al suo secondo fallo. Montecchi, play guardia di 1,94 m, 22 anni, è una speranza del basket italiano e che verrà senz'altro preso in considerazione da Sandro Gamba. È stato la rivelazione di questo campionato come miglior giovane insieme a Morandotti e a Sbarra. È un giocatore dotato di buon tiro e ottima penetrazione con grandi gambe. Gelani dà un ottimo assist a Carrera che costringe al fallo Ghiacci, veterano delle cantine, suo secondo fallo, pivot di 2,04, 33 anni. Il quale lascia il campo per dare spazio a Ponzoni. A segno il primo tiro libero di Carrera. ...51-34... dopo un minuto e mezzo giocato del secondo tempo, con 17 punti di vantaggio alla Peroni, che dopo un finale veramente entusiasmante sta ancora aumentando il suo vantaggio. Ora c'è un fallo fischiato a Buie, primo fallo, giocatore come ho detto prima abbastanza abulico e discontinuo, il quale si gasa soltanto di fronte a grandi campioni. Zona 2-3 molto allungata delle cantine e Gelani da sotto viene stoppato da Buie, contropiede cantine con Montecchi che sbaglia, probabilmente voleva passare la palla, poi ha dovuto tirare, contropiede Peroni con Rossi che da sotto va a siglare il suo 11° punto facendo anche sfondamento. Ora sono 19 punti di vantaggio della Peroni che sta facendo suo questo importantissimo e determinante incontro. Ponzoni è entrato, Giumbini al posto di Montecchi, sbaglia Rustichelli. Ancora un contropiede della Peroni con Fantozzi che spinge molto bene, scarica per Rossi che da sotto va a segno, però incombe ancora in uno sfondamento. Quarto fallo di Rossi che senz'altro verrà sostituito e time out chiesto da Gianfranco Lombardi quando mancano 17 minuti e mezzo alla fine della partita, con la Peroni che è in vantaggio di 21 lunghezze sul punteggio di 55-34. E senz'altro verrà sostituito Rossi che lascerà il campo con al suo attivo 13 punti con 7/7 al tiro e un tiro libero. Veramente grande il suo apporto sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E ora al suo posto entra Andrea Forti. Vediamo ora Lombardi cosa escogiterà per poter recuperare questi 21 punti. A questo punto rimane alta la squadra reggiana di fare un pressing tutto campo oppure una difesa molto aggressiva uomo, lasciando la difesa a zona 2-1-2 che fino ad ora non ha dato quei frutti sperati da Gianfranco Lombardi. Brumatti va al tiro e realizza. Sesto punto di Brumatti, 3/8 al tiro. Continua la difesa a zona delle cantine.
una difesa molto mobile che comunque fino a questo momento la Peroni attacca molto bene, servendo sia i giocatori sotto che gli esterni che tirano molto bene, in particolare Rossi. Intanto c'è Carrera che deve tirare due tiri liberi sul fallo di Giumbini. Anche Carrera è stato veramente bravo fino a questo momento e realizza il suo 13° punto, che è il miglior marcatore della squadra insieme a Rossi. 57-36, ancora 21 punti di vantaggio della Peroni, che a questo punto deve mantenere il punteggio senza rallentare il gioco, questa è la mia opinione personale, e giocando sempre allo stesso ritmo senza pensare di mantenere le 21 lunghezze di vantaggio, cioè far conto di essere sempre a 2, 3, 4 punti, cercare di andare sempre a canestro, rendendosi sempre pericolosa, non facendo come in questo momento. Ponzoni va a canestro e ora c'è stato un parziale di 6-0 da parte delle cantine. Gelani fa tutto da sé, poi costringe al fallo Buie, suo secondo fallo. Ancora un cambio nelle fila delle cantine, esce Pino Brumatti, al suo posto entra Montecchi, è entrato anche con il numero 15 Spaggiari. Va a segno da 3 punti Restani. Intanto c'è, mi sembra di vedere che le cantine non abbia in campo, addirittura in panchina, Bob Morse, che sicuramente è rimasto negli spogliatoi dopo l'infortunio subito il primo tempo sulla scivolata, e quindi senza Bob Morse le cantine non possono senz'altro rendere per quello che ha reso fino ad oggi, appunto grazie a questo grande giocatore, che è veramente grande sotto tutti i punti di vista, perché appunto parlando di Bob Morse, la sua classe gli permette tuttora di giocare e di essere ancora oggi un grande protagonista, come lo era alcuni anni fa nella grande Ignis, dove con lei ha vinto quasi tutto, da scudetti a coppe dei campioni a coppe intercontinentali. Bob Morse era il primo nei tiri liberi con il 94%, primo nei tiri da 3 punti con il 63% e viaggia a una media di 20,6 punti media partita. E mi dispiace molto che ora non possa giocare e che sia stato costretto a restare negli spogliatoi. Gli auguro a Bob Morse che non sia niente di grave, perché è un grande giocatore, corretto e bravo come lui, non si può augurare di meglio. Intanto la Peroni si è portata a più 22 nei confronti delle cantine, che senza il suo fulcro Bob Morse non può fare nient'altro che mantenere un punteggio dignitoso. Contropiede Peroni, ottimo assist di Fantozzi per Carrera, che alla grande va a schiacciare. Veramente una grande Peroni oggi, che se gioca con questa volontà e con questo spirito, senz'altro dovrà arrivare a quei posti che li competono. Alludendo ai posti che li competono, alludo alla classifica, che è bugiarda nei confronti di questa squadra titolata. Torna sul parquet, giustamente Giancarlo Prima sostituisce Carrera, autore di una grandissima partita,
per dar spazio a Alberto Tonutte, il quale deve riprendere contatti con il parquet visto appunto la sua assenza. E senz'altro questo è un cambio per permettere a Tonut di riprendersi e di scacciare i problemi che ha nei confronti del suo ginocchio. Intanto Massimo Morelli mi sta dicendo che c'è una grande prestazione di Celani ai rimbalzi, ne ha catturati 11. Tonut, primo tiro dell'incontro e va a segno anche Alberto Tonut. 24 punti di vantaggio della Peroni, 14 minuti al termine. Ponzoni alla lunga va ancora a segno. 12 punti di Ponzoni, 3 su 3 al tiro. È in pressing tutto campo la squadra emiliana, più che un pressing è una zona press. Comunque riesce molto bene la Peroni a passare. Per poco c'era un autocanestro. Recupera un buon rimbalzo offensivo Tonut. Gelani per Forti che penetra e va a segno in mezzo gancio. Giumbini scarica per Spaggiari che da sotto va a segno. 4 punti anche per il giovane Spaggiari, pivot 2-0-6, 24 anni, che è il primo cambio dei lunghi nelle cantine. Fallo di Spaggiari sull'ottimo Restani. È ancora un cambio nelle fila delle cantine. Lascia il parquet Roswell Bue per Rustichelli e le cantine hanno raggiunto il bonus dei 7 falli solo dopo 6 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo. Senz'altro la squadra, con l'assenza di Bob Morse, è andata in barca. D'altra parte non si può regalare un grande giocatore quale Morse a una squadra neopromossa, anche se è la rivelazione del campionato. Comunque questo è il mio punto di vista. Anche con Bob Morse dentro, oggi questa grande Peroni non avrebbe avuto problemi a vincere contro questa Peroni, visto anche un grande Abdul in fase difensiva come sta giocando oggi. Senz'altro sarà anche che le cantine riunite sono una squadra che si addicono molto al gioco della Peroni, perché basta vedere che la Peroni è l'unica squadra del campionato che ha vinto a Reggio Emilia, dove sono appunto crollate delle squadre più blasonate quali Berloni e Ciao Creme. È da mettere in evidenza che le cantine hanno vinto sia a Jolly che a Granarolo, quindi è una formazione abbastanza blasonata che, secondo anche il CT Sandro Gamba, è una squadra che potrebbe arrivare nelle prime 4. Intanto va in lunetta Alberto Tonut per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Tonut. E sull'errore ancora di Tonut ci pensa Gelani, che nonostante il suo bottino abbastanza modesto di 12 punti sta facendo una grandissima partita in fase difensiva, in particolare a rimbalzi, dove ne ha catturati la bellezza di 12 fra offensivi e difensivi. Torna Buie sul terreno al posto di Spaggiari quando mancano 12 minuti al termine del secondo tempo, con la Peroni in vantaggio di 18 lunghezze sul punteggio di 72-46. Sbaglia Montecchi,
Ancora un rimbalzo di Celani. Fantozzi scivola ma mantiene la palla. Bravo Fantozzi. Celani, buona palla per Restani. Ancora Abdul che dalla lunga sbaglia. Rimbalzo di Brumatti per Montecchi che scarica per Rustichelli, però c'era in precedenza un'infrazione di 3 secondi di Buie, che è veramente apatico oggi, quando c'è stato ora un grande assist di Restani. 74-46 per la Peroni. Assist di Celani per Forti. È veramente oggi, c'è da dire che la Peroni, giocando con questo spirito e questa volontà, potrebbe battere qualsiasi squadra che si presenta, che sarebbe presentata sul parquet livornese. Probabilmente questo è dovuto anche alla pochezza che sono le cantine. Intanto c'è un battibecco fra Restani e Buie. Comunque Restani, da grande lottatore, senz'altro non si fa scoraggiare da nessuno, visto il suo carattere. Ora si sono spiegati i due americani e si stringono la mano in segno di, come se non fosse successo niente. E ancora un time out chiesto da Gianfranco Lombardi sul punteggio di 76-46, e ora sono 30 punti di vantaggio della Peroni a 10 minuti dal termine. È veramente una grande Peroni fino a questo momento, che nessuno si aspettava, anche se durante la settimana abbiamo visto una buona reazione da parte della squadra labronica, dimostrata in Coppa Korać in Spagna. Ora domenica la Peroni dovrà andare a Bologna a affrontare lo Yoga, una squadra che in questo momento sta facendo un buon campionato, perché ha perso abbastanza male domenica scorsa, due domeniche fa, a Roma contro il Banco, e non più tardi di ieri ha battuto l'Indesit Caserta. Quindi è una squadra da prendere con le molle, che potrebbe essere, diciamo, se la Peroni potesse aggiudicarsi anche quest'altro incontro di Bologna, potrebbe essere una via buona per ritornare a sperare in quei sospirati playoff. Intanto è tornato Bob Morse in borghese a assistere alla partita. Quando Buie sbaglia, riprende il rimbalzo e costringe Celani al suo quarto fallo. Anzi, terzo fallo. E andrà in lunetta Buie per il beneficio del tiro libero. Celani è in pressing in tutto campo la squadra emiliana. Veramente oggi sta lottando molto, anche a punteggio acquisito, cosa che non si è visto fino ad oggi. C'è da dire che sta difendendo molto bene. Ottimo questo intervento di Fantozzi sul tiro sbagliato di Forti. Da queste cose che si vede con quanta determinazione sta giocando oggi la squadra livornese. Probabilmente c'era un fallo di Giumbini nel prendere posizione nei confronti di Fantozzi. Terzo fallo di Giumbini. Sempre 30 punti di vantaggio della Peroni, che ora è marcata a pressing tutto campo. Ottimo assist di Tonut per Fantozzi.
Da sotto Buie va a segno, tredicesimo punto di Roswell Buie. Forti, Gelani marcato da Ponzoni, uno contro uno di Gelani, forza il tiro, sbaglia, tocca la palla a Rustichelli, palla alla Peroni. Oggi Lombardi non ha potuto far niente contro questa grande Peroni, ha provato tutti i tipi di difesa, uomo, zona, zona 1-3-1, zona 2-1-2, però non ha avuto niente contro questa Peroni così determinata, che sta giocando bene in tutti i reparti del campo. Forti, Fantozzi marcato da Montecchi, Fantozzi scivola dalla palla, Gelani che poi la recupera e da sotto incombe in un'infrazione di passi. Ancora un ennesimo cambio da parte di Lombardi, torna sul parquet Giumbini per Pino Brumatti, che oggi ha totalizzato solo 6 punti con una percentuale di 3 su 9 al tiro. Ancora Buie che va a segno, 15 punti, 8 minuti scarsi da giocare del secondo tempo, 80 Peroni, 52 Cantine Riunite, che sono ora in difesa a uomo molto aggressivo nei confronti della Peroni. A segno ancora Carrera e addirittura oggi Giancarlo Primo si può permettere di tenere a riposo Kevin Restani, che ha fatto una grande partita. Il Lunetta, Carrera, autore fino a questo momento di 18 punti, 7 su 9 al tiro, sbaglia al tiro libero Carrera, Montecchi, Ponzoni costringe al fallo Carrera e realizza anche il canestro, quindi canestro buono e un tiro libero per Ponzoni, che comunque sta giocando ora che la Peroni ha già acquisito il risultato. E posso permettermi di dirlo perché vedo appunto una Peroni abbastanza concentrata. Anche se nel basket non si è mai sicuri di vincere, è tornato sul parquet Restani al posto di Carrera, autore di una grande partita, e fallo di Tonut su Buie, terzo fallo. Montecchi, ancora Ponzoni sbaglia, rimbalzo di Tonut, Fantozzi, Forti che viene stoppato da Ponzoni, difende il rimbalzo e realizza il suo quindicesimo punto. 6 minuti e mezzo al termine, 84-55. Ponzoni stoppato molto bene da Gelani, Fantozzi supera il pallone e dà una buona palla a Tonut, che non potendo tirare la restituisce a Fantozzi e viene fuori una grande azione a due con Fantozzi che va a realizzare
un bellissimo canestro in contropiede. Rustichelli va a segno. Primi due punti di Rustichelli, 1-3 al tiro. Tonut tocca la palla, Montecchi, e ancora un cambio nelle file della Peroni. Ritorna sul parquet Carrera e giustamente Giancarlo Primo fa riposare Abdur Gelani, artefice di una grandissima partita in fase difensiva, dove ha catturato la bellezza di 14 rimbalzi, anche se ha totalizzato solo 12 punti, comunque oggi si è reso molto utile in fase difensiva, cosa che manca in particolare alla Peroni. Sull'entrata di Montecchi c'è il terzo fallo ora di Restani, suo terzo fallo, in lunetta Montecchi per due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Montecchi. Veramente oggi le cantine sono la brutta copia della grande squadra che conosciamo. C'è appunto una scarsa prestazione di tutti i giocatori in campo. Montecchi ha un 3-9 al tiro. Buie è come se non ci fosse, per come si sta comportando. Ora va a segno Bui, sempre 26 punti di vantaggio della Peroni. Conforti che ora scarica per Tonut, che lasciato completamente solo va al tiro e realizza. Quarto punto di Tonut. Rustichelli forza il tiro, sbaglia, rimbalzo di Carrera, Fantozzi, contropiede con Tonut che ancora non si fida andare al tiro e oggi sta giocando da playmaker e serve gli assist al proprio playmaker. Ha completamente sbracato da tutto in tutto il secondo tempo la squadra reggiana, nonostante i continui cambi di Lombardi, che mi sembra rassegnato, oramai non sa più neppure lui cosa fare contro questa Peroni così gasata e spumeggiante. In lunetta Montecchi per l'1-1, sbaglia. Ancora un rimbalzo di Carrera. Era probabilmente buono il passaggio di Restani per Fantozzi. Giumbini, ancora buie. Ponzoni da sotto va a segno. Probabilmente c'erano 3 secondi, comunque a questo punto anche gli arbitri stessi non sono più concentrati come dovrebbero essere in una partita abbastanza tirata. Forti costringe al fallo Montecchi, no, c'è un'infrazione di 3 secondi.
terzo fallo di Fantozzi, in lunetta Giumbini per 1 più 1, sbaglia e Buie prende il rimbalzo e da sotto va a segno. Comunque ora è inutile che faccia i canestri ora, perché a questo punto non servono più i canestri di Buie. 3-12 al termine, 90 Peroni, 66 Cantine Riunite, che sono ancora in pressing tutto campo. Buona palla di Tonutte per Restani, e oggi devo dire che Tonutte si sta rivelando anche un buon passatore. Stato in precedenza un fallo su Giumbini e secondo fallo di Forti, che lascia il campo per dare il cambio a Massimo Giusti. Forti al momento ha realizzato 15 punti. Ancora lunetta Giumbini per 1 più 1 e ancora un errore al tiro di Giumbini. Rimbalzo di Restani, tocca la palla Giusti, quindi è giusta la palla alle Cantine. Ponzoni, buona palla di Buie per Giumbini, che poi sbaglia da sotto Ghiacci sull'assist di Giumbini, e ora sta uscendo Buie, che al momento ha realizzato 21 punti, che quasi tutti nel secondo tempo, quando la Peroni era in vantaggio oramai di 25-30 punti. Ottimo assist di Restani per Giusti, che da sotto sbaglia. Montecchi sbaglia, rimbalzo di Tonut, che sta disputando una buona partita, specialmente in fase difensiva, dove ne ha catturati 4 difensivi e 2 offensivi. Penetra molto bene Giusti e sull'entrata costringe al fallo Montecchi. Terzo fallo e torna sul parquet Abdurgelani e lascia il campo Alberto Tonut, applauditissimo dal suo pubblico. Tonut lascia il campo con al suo attivo 4 punti, 2 su 4, 2 su 3 scusate al tiro, e 6 rimbalzi e alcuni assist. Realizza il primo tiro libero Giusti, assegno anche il secondo tiro libero. 4 punti per Massimo Giusti, 1.34 al termine, 94 a 68. Ponzoni, Giumbini, ancora Buie, Ponzoni e fallo di Giusti. Secondo fallo. Torna sul parquet Rossi al posto di Alessandro Fantozzi, che lascia il campo con 11 punti, con una percentuale di 5 su 6 al tiro, tra i quali c'è un canestro da 3 punti. Siglata allo scadere del primo tempo. In lunetta Ponzoni. Assegno il primo tiro libero, ha diritto al secondo tiro libero. Carrera scarica per Restani, che dall'angolo va a segno. Restani 19 punti.
96 a 70, sempre 26 punti di vantaggio della Peroni, quando Montecchi va a siglare il suo ottavo punto con una scarsissima percentuale al tiro. Perde palla Restani, ancora Montecchi, scarica per Ponzoni che da sotto va a realizzare il suo 21esimo punto, 22 punti di vantaggio della Peroni quando mancano 30 secondi al termine. Il Lunetta Massimo Giusti che ha subito il fallo in precedenza, ancora 1-1 per Massimo Giusti. Cinque punti per Giusti. Sei punti per Massimo Giusti. 30 secondi al termine. Giumbini, della buona palla a Ghiacci che da sotto sbaglia, rimbalzo di Carrera e Gelani solo in contropiede va a schiacciare facendo il 100esimo punto, 8 secondi al termine, buona palla di Montecchi per Buie e finisce l'incontro con la Peroni che se lo aggiudica sul punteggio di 100 a 76. Vi leggo lo score parziale delle due formazioni: Gelani 14, 11 punti Fantozzi, 19 Restani, 15 Forti, 18 Carrera, 4 punti Tonutte, 13 punti Rossi e 6 punti Giusti. Per le cantine Morse 8 punti, Buie 23, Brumatti 6, Montecchi 8, 2 punti Rustichelli, 21 Ponzoni, 2 punti Ghiacci, 2 Giumbini, 4 punti Spaggiari. Con questa strepitosa vittoria sulle cantine che non fa molto testo oggi la squadra emiliana senza appunto il grande Bobe Morse, la Peroni si avvia a una leggera rimonta nella classifica visto che ora deve affrontare la Yoga Bologna, un incontro che dovrebbe essere alla sua portata, e poi affrontare le due grandi in casa che sono la Simac e la Berloni. E appunto se la Peroni gioca con lo spirito, la volontà e la grinta che ha giocato oggi, può senz'altro risalire la china. E con questo Giancarlo Guidi, Massimo Morelli e i tecnici Canale 55 vi danno la buonasera, a risentirci per il prossimo incontro. Giancarlo Primo, nostro ospite stasera, che finalmente dopo tante sconfitte, diciamo tre sconfitte consecutive in campionato, poi grazie alla vittoria di mercoledì scorso in Spagna con il Real Madrid, oggi si è visto una grande Peroni che veramente come ha giocato stasera non si è mai vista. A cosa è dovuto questo? Agli infortunati che sono rientrati tutti? Ma è un po' il rientro di Tonutte, i giocatori che erano infortunati in precedenza sono chiaramente migliorati dal punto di vista fisico e quindi anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo fatto una buona partita a Madrid e oggi eravamo concentrati perché chiaramente i ragazzi ed io personalmente ci teniamo molto di giocare bene a Livorno per il nostro pubblico, come tutti sanno è un pubblico molto caldo e quindi noi vogliamo dare delle soddisfazioni anche al nostro pubblico. Purtroppo in precedenza abbiamo avuto tante serie negative, infortuni, incidenti eccetera, non abbiamo potuto esprimere un certo tipo di gioco. Oggi, e mi riferisco solamente al primo tempo, poi dirò anche perché, la squadra ha giocato una buona difesa e ha limitato, direi, molto bene una delle squadre più pericolose che c'è oggi nel nostro campionato. Dico solo il primo tempo perché chiaramente il secondo tempo le cantine hanno giocato senza Morse e tutti sanno che importanza ha Morse per qualunque tipo di squadra. Quindi direi il test valido per noi è tutto il rendimento di tutta la partita, ma con particolare riferimento al primo tempo in cui abbiamo, credo, giocato una buona difesa. Cioè questo secondo me è dovuto più che altro alla grinta e alla volontà che fino ad ora non si era visto nella Peroni. Sì, ma la grinta e la volontà praticamente c'è stata sempre e quando un giocatore sta male, la grinta la può avere, la volontà ce la può avere, ma
se sta male fisicamente, purtroppo noi abbiamo avuto, a parte l'incidente di Donotto, abbiamo avuto incidenti a Restani, che ha continuato a giocare con la caviglia gonfia, incidente a Fantozzi con un ginocchio, incidente a Rossi la caviglia, incidente a Forti con un'altra caviglia, influenza a Carrera, insomma abbiamo avuto tanti piccoli inconvenienti, oggi si possono dire, l'abbiamo sempre detto, un po' segretamente per non cercare per forza delle attenuanti. Io credo che adesso, se abbiamo un pochino di struttura dal punto di vista fisico, la squadra possa esprimersi su certi livelli e onorare anche in maniera degna il campionato, così come stiamo onorando la Coppa Italia, dove siamo arrivati in semifinale, e la Coppa Corner, cioè dove ancora tutto è aperto, e speriamo che mercoledì possiamo ottenere un altro buon risultato. Domenica andate a Bologna contro lo Yoga, che non mi sembra lo Yoga dell'inizio del campionato. Sarà un test abbastanza buono. Direi proprio di sì. Tutti quanti ieri sera abbiamo visto la Yoga in televisione, con delle percentuali da brivido, specialmente in certi giocatori che normalmente o giocano poco o hanno delle percentuali basse. Ieri sera li ho visti tutti caricati, tutti in buonissime condizioni, hanno due buoni americani, quindi si tratta di una partita molto difficile, ma appunto perché è una partita difficile, per noi è molto importante. Noi andiamo a Bologna concentrati e determinati di fare la nostra partita. Grazie al professor Primo, a risentirci giovedì prossimo contro la SIMAC Milano. Peppe Ponzoni, l'unico oggi a salvarsi dal naufragio della Riunite a Livorno. Cosa è successo oggi, Peppe, contro la Perona? Ma niente, sostanzialmente direi niente, perché c'è stato abbastanza in equilibrio fino a quasi alla fine del primo tempo. Poi abbiamo dovuto fare a meno di Bob Moss, che, così come si dice, sembra che abbia avuto uno stiramento al polpaccio. Chiaramente sono saltati un po' tutti i nostri binari e i nostri giochi. Un giocatore come lui, che particolarmente noi ruotiamo, giriamo, abbiamo i nostri giochi su di lui, venendo a mancare una pedina così fondamentale, ha influito moltissimo. Poi devo dire che abbiamo trovato una Perrone molto determinata, ha giocato, io penso, la loro miglior partita questa sera, e quindi ecco, penso questo sia il risultato. Quanto pensi potrà influire questo risultato, soprattutto anche sul vostro morale, in vista degli impegni incredibili e terribili che vi aspettano? Ma sul nostro morale penso di no, perché sai, vabbè, si vince, si perde, chiaramente una sconfitta lascia sempre un po' il segno, un po' d'amarezza, però al lunedì già si riprende e si pensa alla partita successiva. Io penso che più che altro bisognerà vedere le condizioni di Bob, perché chiaramente è molto fondamentale per la nostra squadra, questo è l'importante. Dado Lombardi, molto amareggiato, ha detto che la Riunite dovrà lottare, come lui sosteneva fin dall'inizio, non per i play-off come qualcuno ha azzardato, ma unicamente per la salvezza. Ecco, tu ritieni invece che il vostro cammino verso i play-off potrà continuare, oppure oggi ha subito una battuta d'arresto troppo importante? Sai, io non ho mai azzardato a dire siamo nei play-off o siamo salvi. E queste cose penso che bisogna decidere a fine campionato. Chiaramente noi abbiamo avuto nell'arco di partite fino adesso abbastanza positive, pur avendo infortuni e cose varie. Purtroppo adesso penso bisognerà vedere la situazione di Bob, che è una pedina fondamentale per la nostra squadra. Se lui riesce a riprendersi, penso che noi siamo sempre la squadra che ha visto tutti, quindi non c'è nessun problema. Chiaro che si può perdere, si può vincere, può giocare bene, però penso che la determinazione non manchi. Ecco. L'ultimo flash riguarda il ciclo imminente. Sabato sera contro Ciao Crem, contro Jolly Colombani, poi giovedì a Treviso contro l'Australian e per finire in casa SIMAC e Banco Roma. Qua c'è nel futuro vostro? Ma io diciamo che noi abbiamo posto queste tre partite abbastanza alla nostra portata, cioè pensavamo molto qui a Livorno, poi chiaramente in casa col Jolly e l'Australia. Se noi riuscivamo a portare in porto queste partite eravamo a buon punto. Avendo perso oggi già non si è compromesso niente, però la situazione, ecco, adesso è più difficile. Grazie.